Qual è il peggior virus che può colpire un lettore? Che qualcuno gli racconti il finale del libro. Buongiorno, sono Ettore Perozzi, fisico e divulgatore scientifico, e oggi vorrei farvi la recensione di un libro molto particolare, Teresa sulla Luna, di Arrigo Buonanno. Le recensioni sono sempre degli oggetti delicati, bisogna dire e non dire, appunto, non rovinare il finale, ma comunque raccontare qualcosa in modo da attrarre il lettore, e si è sempre in bilico tra questi due estremi. Allora io oggi voglio fare una cosa diversa, vi voglio raccontare una storia in qualche modo parallela a quella del libro, che non è quella del libro, perché il libro tratta sostanzialmente di qualcosa che succede spesso nelle famiglie, dei miti familiari intorno a qualche personaggio particolarmente interessante della famiglia, che si è magari tramandati, sono tramandati aneddoti, storie, eccetera, eccetera. Penso che molti hanno nella famiglia personaggi di questo tipo, che è quello poi che viene raccontato in maniera molto bella da Enrico Buonanno. E allora vi racconto quello che è successo nella mia famiglia. Io ho uno zio napoletano, nato a Castellammare di Stabia, uno di quelli che nella parlata tendevano a ripetere due volte la stessa frase finale, quasi per sottolinearlo, quasi fosse un tic. E lui aveva un sacco di tic, voltava la testa a scatti, aveva delle paure tremende, aveva delle vertigini anche solo guidando in salita, non poteva guidare in salita, c'era un'aneddotica familiare che non finiva più su questa persona. Il suo nome era Francuccio e lui avrebbe voluto essere chiamato Francuccio, ma in realtà lo chiamavano tutti Cicillo. Quando lo zio Cicillo morì, lasciò alle sue tre nipoti, di cui una era mia madre, a una tutti i suoi averi in banca, a un'altra le sue proprietà, la casa, la macchina, e a mia madre lasciò tutto quello che conteneva la sua casa. Sostanzialmente erano una quantità enorme di mobili vecchi, tranne una fantastica televisione a colori che era di quelle che erano appena uscite sul mercato. Ma capimmo che lui in realtà ci aveva lasciato la sua cosa più preziosa quando trovammo tutti i suoi scritti. Aveva tentato di scrivere libri, non ci era mai riuscito, ma soprattutto aveva scritto piccole cose, aforismi, piccole poesie, scritte sulle copertine di buste, su pezzetti di carta, ovunque lui in quel momento potesse fissare una cosa che magari sarebbe poi passata di mente per non più tornare. C'erano un po' tutti i suoi pensieri sulla vita, scritti con garbo e con ironia. Per esempio, la sua vita la definiva così: la mia vita, una lunga paura spesso ingigantita da visioni poetiche, talvolta schiacciata dall'umorismo. Aveva anche delle visioni belle, per esempio, quello che lui definì lavori sereni, verniciare una porta al sole. E l'amore poi, l'amore naturalmente. Passaggio a livello. Mi innamorai della figlia di un cantoniere, la vidi dal treno in corsa, fresca, forte e lucente, dinanzi alla sua piccola casa, con la bandiera abbassata verso il passaggio a livello. Poi c'era quello che lo infastidiva un po', per esempio i doveri, che lui definiva come gli insetti dello spirito. Non sopportava gli assembramenti, aveva il terrore delle folle e infatti scrisse il suo epitaffio, che recitava così: non possedette mai un orologio, non impugnò mai un'arma, non vide mai una partita di calcio. La famiglia dello zio Cicillo si era divisa in due rami completamente opposti. Uno era andato verso il bigottismo più totale, tant'è vero che aveva una serie di zii che si chiamavano zio Loreto, zio Rosario, zia Assunta, come tutte le chiese di cui è cosparsa l'Italia. Dall'altro lato invece si era andati su una parte scientifica, astronomica, per cui avevo zio Sirio, zio Gemma, zio Perseo, e qualcosa era rimasto allo zio Cicillo di questa, diciamo, vocazione scientifica. Lui era laureato in legge, tant'è che uno dei suoi piccoli scritti si intitolava Relatività. Anche le isole hanno le loro penisole. Che poi, a guardarla bene, aveva colto un problema fondamentale della fisica, perché questa sua affermazione non è simmetrica, non si può invertire. Ed è proprio una rottura di simmetria quello che si pensa sia la cosa più importante in fisica. Insomma, mi sono calato in questo personaggio e ho cominciato a scartabellare in tutte le sue cose, non solamente questi scritti, ma anche le cose più banali, le tessere, i biglietti di viaggio, cercando di costruire un po' la sua vita. E a un certo punto mi è capitata in mano una sua lettera scritta a mia madre, che era lontana, era in viaggio, perché lui viveva a Roma, come
come direbbe il libro di Buonanno, nato a Napoli ma cresciuto a Roma. E gli scriveva che la sua vita andava tutto sommato bene, Roma era bellissima, il clima fantastico. L'unica cosa che lo impensierivano erano i maledetti cani romani, perché una delle sue fobie erano gli abbai, l'aggressività dei piccoli cani romani. Però diceva che tutto sommato la sua vita era contento della sua vita. Se non fosse per il lavoro, che si mangia il mio tempo come un drago. Ecco, questa immagine potente del drago che si mangia il tempo, parlando del lavoro, è una riflessione importante, una riflessione che si trova anche nel libro Terese la Luna. Il lavoro come realizzazione di se stessi, come necessità, come giustamente collocazione sociale, ma anche attenzione al lavoro che invece di valorizzare impedisce la propria realizzazione e soprattutto la ricerca del talento, un altro dei temi centrali di questo libro, perché solo assecondando le proprie attitudini il lavoro può non mangiare il proprio tempo. Quindi aveva ragione lo zio Cicillo, il lavoro è un drago che però va cercato, va vissuto, va combattuto e va vinto.